Ma quando è che finiranno ste feste? Cosa fare quando sei triste e in ansia durante le feste? Non vuoi vedere nessuno durante le feste? Capriccio o disagio sociale? Vorresti essere in un'isola deserta e aspetti solo il 7 gennaio? Beh, sei in buona compagnia. Molte persone, infatti, durante questo periodo sperimentano qualcosa che li rende più ansiosi e tristi. Non preoccuparti, è normale. Prima di tutto dovresti capire perché stai come stai. Quale emozione scatenano queste feste e anche il periodo che le precede. Dovresti poi vedere che tipo di pensieri fai quando vedi un albero di Natale, un pupazzo di neve oppure vedi persone che si abbracciano e festeggiano. Oppure quante persone vorresti avere intorno a te. Se ti sembra che non hai nessuno accanto a te, guarda meglio. Sicuramente ci sono persone che non senti da tempo e puoi cogliere questa occasione per chiamarle, sentirle al telefono o mandare un messaggio. Comunque ribadisco che essere tristi in questo periodo per alcuni di noi è assolutamente normale. Preoccupati se questo accade anche dopo il 7 gennaio. Forse è meglio dirti cosa non fare assolutamente. Non stare tutto il tempo sul divano a mangiare e a guardare l'ennesima replica di Una poltrona per due. No! Sono stati idiot, sono stati idiot! Non guardare soprattutto i programmi televisivi dove si festeggia, si mangia, ci si abbraccia. Ci sono delle serie televisive che non hanno niente a che fare con il Natale. Piuttosto, esci di casa e guarda con altri occhi la tua città. Anche bere un caffè o un tè insieme ad un amico può fare molto. No. Assolutamente non cercare un tuo ex che non sentivi da tempo. Potresti aspettare invano la sua risposta e vedere la doppia spunta blu. Non ascoltare musica triste e malinconica. E non bere alcolici per superare questo momento. Ricorda che se ti attivi durante tutto l'anno per fare qualcosa che ti faccia star bene in questo momento, vedrai che il prossimo Natale andrà sicuramente meglio. Ah, dimenticavo un consiglio sul cibo. Cerca di evitare un po' questi amici. La carne aumenta del 20% la possibilità di essere tristi. Limita quindi le carni rosse, i salumi, i dolci, beh, tutto quello che c'è durante le feste natalizie, quindi. Ricordati che sopravvivere a Natale si può. Buone feste.